Dici qualcosa invece dei tuoi progetti Come personali. no? Allora, io sono 16 anni ormai, qui 15-16 anni che faccio musica da film e resisto, quindi che non è male. Io insieme al mio socio Pivio, col quale, visto tutto il discorso antecedente, va tutto bene, quando c'è qualche screzio ci si siede a tavolino e se ne parla, se ne discute e si risolvono sempre. Ho rimesso un po' in piedi, ho provato a rimettere in piedi un po' Picchio dal Pozzo, con scarsi risultati, non nostri, ma ho visto che è troppo difficile, cioè, o lo fai, cioè, o ce n'è uno, o c'è uno che se ne occupa e fa il management come anche qui da prima, o se no ognuno ha da fare, cioè io ho il mio da fare, io, il mio lavoro funziona e fra l'altro è un lavoro nella musica, quindi un lavoro che mi gratifica anche non solo dal punto di vista Monetario, ma economico, anche ma la tua soprattutto passione, da un quindi. punto di vista artistico riesco a fare cose che rasentano molto quello che facevo con Pico dal Pozzo, cioè ricerca, no? Io riesco a fare, sono passato a fare film orchestrali come El Alameno, Barbarossa con grandi orchestre di 80 elementi, a cose anche con dei suonatori di percussioni, di oud, di saz etnici o la banda di Cornigliano, cioè. Quindi questo per me vale tantissimo. Continuo a farlo, adesso è un progetto, un film con di Alessandro Gassman, in cui c'è anche una canzone che canta Francesco Renga nei titoli di coda, che mi riavvicina un po' al pop, del quale riesco volentieri a fare a meno, perché ogni volta che mi trovo ad avere a che fare con discografici similari, mi sale proprio la carogna e vedo che non c'è trip e parlano come se il mercato fosse in pieno fermento, invece non vendono neanche i dischi, non li vendono, vendono il digitale che mi scappa da ridere, cioè siamo passati da spendere 200.000 euro per fare un disco a spenderne 10, quindi voglio dire, a dare i dischi d'oro a, mi sembra, 25.000 copie, 20.000 copie, quindi. Quando Modugno ne prendeva per 1 milione di copie. I discografici per me, cioè, possono proprio restare dove sono. Io col cinema vivo tranquillo, sono rispettato, ho il mio range d'azione, i registi più di tanto non ti impongono. Se non piace, non piace, se piace, piace, quindi non è che c'è da dire no, mettiamo la cassa in quattro, però forse ci vuole, adesso va di moda questo, no, poi il giorno dopo no, ma adesso va di moda questo. Non si seguono le mode, si segue la passione per il proprio mestiere, che non è poco. E quindi io adesso da 16 anni questo faccio, mi occupo a tempo perso un po' di Pico dal Pozzo, non disdegno, e un po' di mio fratello nelle cose extra, assolutamente extra New Trolls, perché anche lì non ci voglio entrare, perché io così come sono uscito, mi vanto di essere stato chiamato una volta per rientrare e di avere rifiutato a pie pari. Troppi casini, e quindi questo è. E poi faccio il padre, come tu ben sai. In questo meraviglioso posto di relax che è Frabosa Soprano. Totale, sì. Potrei scrivere un inno per Frabosa Soprano, potrei. Ecco, questa è Sembra una una cosa bella che ci idea. manca, magari per il nostro torneo, chi lo Sì, sa? va bene. Magari per Frabosa, poi Per magari fare favore. una roba, Ma uno sì. spin-off Va per il bene. torneo, magico Allora, torneo di Frabosa. ti ringrazio tantissimo per il tempo Grazie che mi hai a te. dedicato e No, una domanda formidabile. fattela. Athos si scrive con l'H in mezzo? Athos. Ah, Come come. moschettiere. Bravo, ok, va bene. Ti ringrazio. Ciao.